tutti benvenuti così numerosi a questa serata. Un saluto a tutti e anche a coloro che attraverso Facebook, perché abbiamo il signor Andrea Silvera che in diretta trasmette questa serata per gli ammalati, per le persone a lontano, per gli affezionados di Don Marco, perché lui è gozzanese doc, però ecco, saluto i sacerdoti, abbiamo il prevosto anche di Borgomanero, di Orta, altri sacerdoti, le reverendissime suore, poi amici e parrocchiani della Varsesia di Don Marco. Diversi hanno acquistato già il testo, riproduce l'immagine che abbiamo proprio qui sul retro, sullo sfondo di questa bella sala del centro anziani venerabile Padre Pico, intitolato questa sala Auditorium San Giuliano. Ed è importante il culto dei santi Giulio e Giuliano, testimonianze liturgiche tra Oriente e Occidente, perché ci troviamo dove riposano le spoglie mortali del grande diacono San Giuliano. Siamo Gozzano, parte della 13ª unità pastorale missionaria, sono 24 le unità pastorali missionarie della diocesi, secondo il recente sinodo diocesano, e proprio il vescovo il 31 gennaio, in occasione dei festeggiamenti patronali all'isola di San Giulio, mi suggeriva: togli il 13, denomina la tua unità pastorale i santi Giulio e Giuliano, le due colonne, i due evangelizzatori del nostro territorio, anche perché la nostra unità pastorale si estende, parte ad Armeno, poi scende a Orta, Miasino, le frazioni qui di Gozzano, Briga Novarese, Gargallo, Sorriso, Bolzano Novarese. È un'unità pastorale vasta, quindi i santi Giulio e Giuliano vanno riscoperti, e chi li ha riscoperti è il nostro Don Marco Barontini, gozzanese doc. Sul retro della copertina c'è una mini biografia. È nato il 7 ottobre del 1980, ero già 4 mesi che ero sacerdote quando tu sei nato, poi il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario, quindi sotto lo sguardo della Vergine Santissima è il suo cammino sacerdotale. Dopo la maturità scientifica è entrato nel seminario diocesano di Novara, dove nel 2005 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Ha conseguito la licenza in teologia con specializzazione liturgico-pastorale presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova, incorporato al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, ed è dottorando nello stesso istituto. Attualmente è parroco in Valsesia, Alta Valsesia, Scopello, Campertonio e Moglia. È docente di materie teologiche e liturgiche presso il Seminario Diocesano e il Conservatorio di Novara. Mamma mia, abbiamo davvero una perla preziosa, un gioiellino, un personaggio illustre, non lo diciamo umilmente, qui a Gozzano. A Gozzano abbiamo anche altri insigni gozzanesi, fai onore a Gozzano, ma più contento senz'altro sono i santi Giulio e Giuliano in questa ricerca che nel 2012-2013, no? Hai già omaggiato alla parrocchia, all'archivio e anche diversi amici la tua tesi, molto bella questa sera, che viene sviscerata, approfondita, e saluto anche a nome di ciascuno di voi la dottoressa Fiorella Mattioli Carcano, storico del cristianesimo, presidente dell'associazione storica Cusius, e dobbiamo ringraziare l'associazione per aver pubblicato questo testo di Don Marco Barontini, veramente un grazie di cuore. Conosciamo in molti la dottoressa e è piacevole ascoltarla, perché molto loquace, molto comunicativa, competente, e sì, non voglio incessarti, ma è così. Quindi un gioiellino anche lei averla qui tra noi questa sera. Bene, mi fermo qui, auguro a tutti voi una piacevole serata, e
possiamo introdurci ascoltando la dottoressa, ma primo bel e caloroso applauso di tutto. Grazie per il cuore. Grazie prima di tutto all'amico Lorenzo che ci ha concesso questa sala meravigliosa, alla mia consorella Manuela Bellin, consorella sorottimista per il direttore di questa struttura. Veramente per noi questa sera è anche una scoperta di un luogo, però è stata una scoperta la tesi di Don Marco. Io questo lo posso dire un po' da competente, poiché il mio incarico in università era particolarmente quello di seguire le tesi, e non è semplice trovare oggi delle tesi che non hanno necessità praticamente di nulla, di nessun appunto, nessuna correzione. Don Marco ha fatto chiaramente una tesi meravigliosa, ma soprattutto valida dal punto di vista metodologico, che è quello che supporta una tesi, ma è una tesi da 110 lode sicuramente, ma con dignità di stampa, e la dignità di stampa abbiamo dovuto darla sicuramente. L'associazione Cusios si occupa della storia del territorio, della storia dell'arte del Cusio, è stata fondata nel 2006, ringrazio i soci che tanti sono qui questa sera, e diciamo che cerchiamo sempre di privilegiare lo studio della storia con un certo criterio. Ora, il Cusio è una terra di grandi valenze, di grandi passaggi, e di grandi stimoli e talvolta anche di non corrette recezioni di questi stimoli. Allora, quando si riesce a trovare uno studio che è di prima mano, che non è una ricucitura, non uso il termine tagli e cuci, copia e incolla, ma una ricucitura anche mentale di un argomento, non è facile trovarlo. Perché adesso, certo, il Cusio è questa terra così bella dal punto di vista territoriale, emotivo, però è una terra anche difficile, è una terra che si presta, come tutte le belle cose, a anche degli usi così, talvolta un po' superficiali. Lo scopo di Cusio è quello qualche volta di ricondurre sulla strada dello studio, perché, torno a dire, è facile improvvisarsi storici, è facile scrivere, qualche volta non si è neanche dei bravi logografi, che è già un passaggio tra il mito e la storia, no? Tanto per ricordare un po' gli studi classici, e molte volte si scrivono, perché questa terra è così in vita così tanto, si scrivono e si dicono delle cose che a uno storico, a una persona che studia, veramente fanno non solo inorridire, ma fanno anche male, perché è peccato rovinare le belle cose. Allora, grazie Don Marco per aver avuto attenzione per la terra che gli ha dato i natali, ma che lui ricompensa con qualcosa di profondo. La storia dei Santi Giulio e Giuliano, l'attenzione per il loro culto, per la liturgia che è l'espressione prima del culto, ma poi anche il culto è la rappresentazione iconografica, ne abbiamo quelle spalle, Teneri del Ronchelli, è la rappresentazione di alto livello, ma anche quella semplice dell'immaginetta che il fedele prende e porta a casa e che gli fa continuare un colloquio tra lui e il santo, che diventa un celeste protettore, che diventa una persona, e questo non è un discorso di iconoclastia, diventa una persona con cui parlare. Ecco perché dobbiamo sempre stare molto attenti quando incontriamo una sacra immagine, sia esso una statua, un dipinto, perché non possiamo limitarci a dire vabbè, è brutto, non è di grande mano. Dobbiamo sempre ricordare quali occhi hanno guardato quella statua, quell'immagine, che cosa le persone hanno detto di loro a quella statua e che cosa questa rappresentazione ha portato di partecipazione e di consolazione da loro, quindi un massimo rispetto. Ecco perché, qui faccio un piccolo inciso, non amo mai parlare delle cose personali, però io talvolta soffro quando vedo lo studio che c'è normalmente attorno alla chiesa della gelata, l'attrazione attorno al fenomeno Verdi, ridotto a un discorso folclorico. Ecco, di fronte a certe cose noi dobbiamo avere un assoluto rispetto, perché noi non possiamo del tutto percepire e capire che cosa è avvenuto. Don Marco ci ha portati indietro nell'attenzione, nella correttezza, perché è
E certo, Giulio e Giuliano sono i nostri evangelizzatori, hanno portato la parola di Cristo in queste terre, l'hanno portato, noi bene non sappiamo se giunti realmente da soli, se chiamati da Audenzio come possessore territoriale, queste sono tutte questioni aperte. Queste questioni aperte sono state tutte lette da Don Marco, tutte profondamente pensate per metterle all'interno di un florilegio che non è una raccolta a caso di fiori, come se uno andasse in un giardino e prendesse una rosa, una margherita, così tanto per... è pensato per comporre un mazzo, mi ricollego al fiore perché so che anche Don Enzo ama molti fiori, perché sono realmente con l'antologia, no? la raccolta dei fiori, sono importanti le cose che si studiano e che si riportano in uno studio, perché uno studio è sempre uno snodo, è sempre il punto di una clessidra che dal passato porta al futuro, veicola, e quando scriviamo qualcosa dobbiamo essere responsabili di questo scritto, non possiamo, perché può fare virgolette attrazione o cassetta, scrivere qualcosa che così può essere solo divertente. Mi spiace essere forse un po' duro in questo campo, ma però è la premessa necessaria per affrontare studi, leggere studi come quelli di Don Marco. Ora, Giulio e Giuliano sono santi che affondano la loro vita in molti secoli fa, che però hanno profondamente segnato non solo la nostra terra per l'evangelizzazione, ma anche per il collegamento che poi hanno avuto con l'Episcopato novarese, con il far diventare in qualche modo, attraverso le vicende politiche del tempo, questo Stato uno Stato a sé, e quindi come tale Gozzano e Orta, come Riviera, e la signoria di Sorriso, come Riviera superiore e inferiore, hanno avuto una storia emblematica, una storia che va realmente studiata. Io spero realmente, Confusius è una cosa che da tempo pensiamo, però ci vorrà appunto una grande attenzione, di ripercorrere seriamente questa storia. L'associazione poi fa anche alcune cose di, diciamo, di diffusione culturale. Quest'estate, ad esempio, è stato messo in atto il progetto Cultura Chilometro Zero, che è nato da una nostra socia, che è Paola Motta, che è qui questa sera, con l'idea che ha visto per 5 settimane delle persone apprendere la storia del Fusio attraverso dei momenti particolari. Quest'anno penso che riproporremo magari un po' con un altro, andando avanti nel nostro percorso. Ora, anche per me leggere la tesi di Don Marco è stato non soltanto un piacere, ma anche un apprendimento, perché lui è andato oltre quello che si conosceva oggi. Ora, pur tenendo conto di tutto, dalle vite manoscritte, perché tra l'altro Giulio e Giuliano affondano le radici del loro culto molto in là nel tempo, no? Addirittura alcune cose contenute all'interno delle vite, per esempio il Vir Magnificus con cui è appellato Audenzio, sono cose che sono tipiche del tardo antico, ci dimostrano attraverso il collegamento lessicale, epigrafico anche, oppure archeologico, ci connettono con dei santi che non sono di fantasia, sono persone che davvero ci sono state, come poi avranno agito attraverso quello che ci raccontano le vite miracolo, ma soprattutto hanno agito per questa popolazione, portandole nella strada del Vangelo, quindi indirizzandole verso quello che poi è attualmente anche il nostro cammino che continuiamo. Ma Don Marco è andato oltre quello che sapevamo, facendo un'indagine nuova, quindi la lettura completa di tutto quello che è stato scritto, una metodologia di base forte, una conoscenza anche del discorso liturgico dall'interno, perché questo è fondamentale, bisogna conoscere anche come si articola la liturgia, quali sono i tempi e i modi attraverso cui si esplica liturgicamente un culto, e ne ha tratto delle conclusioni notevoli. Io non anticipo il libro, però sono veramente cose dal punto di vista scientifico forti, incisive, ecco, quelle che lasciano un segno. Direi che a seguire degli studi di Perotti, lodevolissimi, ma di molti altri, Andenne, eccetera, Don Marco ha finalmente tratto le fila, perché erano cose importanti ma tutte sparse, era necessario ricondurre a un unico filone e andare oltre. Lui poi è andato naturalmente oltre, perché noi per esempio non sapevamo del culto di San Giulio così verso la Russia, per esempio, no? Queste sono le sue scoperte. Io non anticipo nulla, dico solo di leggere veramente questo libro, perché è un'apertura, è una sintesi
ed è una speranza per l'associazione che ha voluto veramente dare dignità di stampa, quella che è una tesi che lo merita, la dignità di stampa, e anche dire che è necessario, assolutamente, io non mi spenderò mai a sufficienza nel dirlo, è necessario studiare e studiare bene. Il libro poi nasce con la collaborazione certo dell'associazione Cusius, di Paola Primon, ma che ha impaginato anche di Marisa Zanetta, di Andersen, che gentilmente anche questa volta ci ha concesso l'ISBN all'associazione. Questa è una cosa importante perché vuol dire che mette il libro all'interno della bibliografia internazionale. Lascio Don Marco perché troppo ho parlato. Sì. Questa tesi qui è stata discussa il 5 marzo del 2013, quindi siamo quasi nell'anniversario di quell'evento. E poi ero stato chiamato attraverso l'amministrazione comunale, la biblioteca, a presentarla il 9 gennaio del 2014. Mi ricordo eravamo su nella sala consiliare e lì si era un po' conclusa la cosa. Infatti nella copia della tesi che conservo io avevo ancora lì gli appunti di quella sera perché pensavo, boh, questo lavoro è finito, adesso avevo intrapreso un altro lavoro di tesi per il dottorato, ma ci vorrà ancora sì, ma ci vorrà ancora un bel po' di anni prima di arrivare a un dunque, perché essendo parroco il tempo che riesco a dedicare per queste cose sono solo le ore rubate al sonno e quindi bisogna cercare un attimino di sopravvivere prima di tutto, no? Quindi si fa un po' come si può. E fino così era il 3 gennaio di quest'anno che San Defendente, che la dottoressa è venuta a farmi visita insieme a degli amici che sono anche qua presenti, insieme al marito, a Campertonio per vedere il museo di arte sacra. E poi così a tavola, ridendo e scherzando, parlando degli scavi archeologici dell'isola, lei mi ha chiesto come fai a sapere queste cose, ho detto, sì, ho scritto una tesi, e da lì è partito poi, nella notte stessa l'aveva già letta, devo proprio dire che ho ricevuto una mail al mattino alle 4, più o meno quello che era, perché, e quindi vabbè, io dico solo grazie di questa cosa inaspettata, perché per me era un lavoro che ormai era un po' accantonato, invece la gioia e l'orgoglio appunto bolzanese viene fuori nel dire, beh, se è stampata, non solo chi ha avuto il file o qualche copia di qualche archivio, ma più persone potranno così vedere un po' quello che non è tanto un punto di arrivo, ma forse un punto di partenza sempre, perché ogni studio non è mai esaustivo, non è mai completo, quindi si tratta poi di partire da lì, anche dalla bibliografia, da quello che un po' ho citato, riprendere chi vorrà cimentarsi anche nei prossimi anni, ecco, questo è sicuramente un contributo che può essere utile. Allora, per ragioni di stampa è stata un po' snellita la struttura dell'impostazione, ma c'è dentro tutto, non abbiamo tolto una riga, anzi abbiamo aggiunto un paio di pagine su un testo che ho aggiunto rispetto all'edizione della tesi, perché non è uscito, l'ho trovato dopo, è sul, un testo, un messale antico su cui sto lavorando ora per la tesi dottorato, quindi già che ce l'avevo lì pronto l'abbiamo inserito. Quindi sono 4 i capitoli con cui è stata suddivisa questa tesi: lo status questioni sulla storicità dei Santi Giulio e Giuliano, le testimonianze del culto liturgico nell'area nord-occidentale dell'Italia, il culto in Oriente e una conclusione che abbiamo intitolato Prospettive per una nuova comprensione del culto. Ecco, poi in appendice c'è un po' di materiale inedito, uno è la cronaca, è tratta dalla cronaca romese, che è un testo dell'XI-XII secolo, dove ho trascritto la vita dei Santi Giulio e Giuliano, perché era inedita, era conosciuta, ma erano state pubblicate altre, non quella, visto che ce l'avevo sotto mano perché allora ero ad Arona. E così anche alcuni documenti che sono carteggi tra il Vescovo di Novara e la Congregazione dei Riti per il culto, tutto materiale inedito. Questa sera vi sintetizzo la cosa, perché è inutile entrare, come avevo fatto nell'altra presentazione, in modo più dettagliato a esaminare alcune problematiche, ma provo, ci pensavo un po' oggi, ho detto cosa vado lì, e allora mi sono fatto qualche appunto che tengo qui davanti, provo a aiutarvi a leggerlo, perché
perché sì, alcune parti sono tutte in latino, è una tesi, non le abbiamo tradotte perché chi di solito lo legge più o meno lo conosce, ma non spaventatevi che se lo si legge anche non conoscendo il latino, tralasciate le parti specifiche dei testi liturgici e leggete quello che è scritto in italiano, che aiuta un po' a capire il significato. Quindi tre punti questa sera. Possiamo chiederci, ecco, i santi Giulio e Giuliano nella storia, quindi un attimino come li collochiamo, i santi nella liturgia di ieri, cioè quello che emerge dal dato storico, liturgico, più specifico, e i santi nella liturgia di oggi e domani, cioè proprio per noi che cosa hanno da dire questi santi oggi. Allora, sulla questione iniziale, che è proprio quello di fare il punto di vista dell'indagine storiografica sui due santi, spendo qualche parola partendo dal problema. Lo conosciamo bene noi gozzanesi qual era il problema, perché intorno al 1970 era uscito uno studio fatto da Gabriella Rossetti, docente di storia medievale all'Università di Pisa, laureata alla Cattolica di Milano, che in una monografia sull'origine e la diffusione dei culti dei santi in territori milanesi è arrivata a mettere in dubbio l'esistenza di San Giuliano, e questo ha fatto scuola, questo dato proposto da lei, che scriveva così, l'unica citazione che vi leggo pari pari dallo scritto, la oscillazione del nome Giulio Giuliano mette in sospetto sull'effettiva esistenza dei due fratelli e fa sorgere il dubbio che il santo venerato in Gozzano con il nome di San Giuliano e quello venerato all'isola con il nome di San Giulio fossero la medesima persona e che fosse invalso nei due luoghi un differente uso dei nomi che indusse il tardo compilatore della leggenda a farne due fratelli secondo il modello di altre celebri coppie. In realtà quello studio non era specifico sui nostri santi e anche il materiale che lei citava per sostenere questa sua tesi era povero. Semplicemente ha detto manca un culto proprio, dei testi liturgici propri, ma non aveva fatto un'indagine accurata di questo e si è fermata un po' lì, soprattutto faceva leva su un testo di Paolo Diacono, dell'Historia Langobardorum, dove il termine per indicare l'isola di San Giulio era un po' ambiguo perché era Insula Santi Giuliani. Quindi qui anche il recenso di questo testo di storia, antico perché Paolo Diacono è morto nel 799, quindi comprendiamo che anche lì aveva trascrizioni differenti, altrove si trova anche Iuli, quindi di conseguenza la sua tesi è partita da una cosa piuttosto fragile, piuttosto debole. Allora, quali sono i dati storici in nostro possesso? Perché anche lei liquidava tutto dicendo ma è tutto nella leggenda medievale, non sappiamo niente. Beh, il primo dato è proprio quello di Ennodio, vescovo di Pavia, quindi siamo tra il 513 e il 521, che parlando del vescovo di Novara onorato, lo celebra come fondatore di un castrum posto sotto la protezione di un santo. Ecco, quindi se già lì siamo nel 513, vuol dire che non tanto tempo dopo, secondo la tradizione in cui vogliamo collocare la morte di Giulio e Giuliano, non tanto tempo dopo lì c'era già quindi un castrum posto sotto la protezione di un santo. Primo dato che abbiamo per questo. Poi, della stessa epoca, grosso modo, nel 553, datata dal Ferrua, famoso gesuita archeologo degli scavi sotto San Pietro, datava la lastra tombale di Filacrio, che era un vescovo di Novara, sepolto sull'isola durante la guerra greco-gotica, quindi si era rifugiato lì, in questo castrum. E questa lastra tombale ha creato poi qualche problema agli scavi archeologici, lo vedremo dopo, e poi ci sono altri documenti più tardivi che non sto qui a elencare, tanto li trovate nel testo. Su San Giuliano, il primo dato proprio che nomina il suo nome è il diploma di Berengario I del 919, in cui viene concessa la fiera annuale del 24 ottobre a Gozzano. Anche qui 24 ottobre è la data che noi gozzanesi conosciamo per la traslazione, ed era anche lì il giorno di una festa celebrata qui in onore di San Giuliano.
Ecco, quindi questi sono un po' i dati storici che non possiamo tralasciare, perché sono dei punti fermi, sono lì, sono documentati. Ecco, poi sicuramente abbiamo dovuto aspettare gli scavi archeologici per avere un dato un pochino più completo, anche per confermare il culto distinto di due santi. La prima cosa che noi possiamo trovare nella ricerca degli scavi archeologici è quello che hanno fatto prima dell'arrivo degli archeologi moderni, cioè quindi tra gli anni 80 all'Isola e negli anni 90 a Gozzano. Perché prima ci sono state la ricerca dei corpi santi alla fine del XVII secolo. Quindi diciamo appena dopo il Bascapè, il vescovo Giovanni Battista Visconti, non solo qui, anche in altre parti della diocesi, è andato un po' a scavare, a tirare fuori ossa dei santi per rivitalizzare il culto, perché ovviamente siamo dopo il Concilio di Trento, anche il culto dei santi ha avuto uno slancio piuttosto importante, anche insieme appunto a un po' di pulizia, perché ovviamente dal Concilio di Trento, non solo il Concilio Vaticano II, si è cominciato a dire sì, noi cattolici veneriamo i santi, no? Quindi un po' anche in risposta ai protestanti che hanno fatto un'altra scelta, però dobbiamo anche essere sicuri di non venerare dei santi fasulli, quindi diamoci un po' di corpo questa cosa. E nel dato liturgico è stato fondamentale, perché lì c'è stata una purificazione notevole, lo dirò dopo a proposito proprio dei nostri santi. Allora lì che cosa è successo all'Isola? Perché noi lì abbiamo una descrizione piuttosto minuziosa, addirittura di due autori, uno è Lazzaro Agostino Cotta e l'altro notaio Antonini, che riferiscono dello scavo del 1697. Sull'Isola hanno aperto un po' di tombe, in particolare sotto all'altare è venuta fuori una cassetta che conteneva delle reliquie anche composte bene, raccolte bene, e a lato la pietra utilizzata da parte era proprio, c'era l'iscrizione funeraria di Filacrio, e quindi quella è stata identificata come la ricomposizione delle ossa di questo vescovo antico. E qui fa un po' un problema, perché diciamo, come mai è finito proprio sotto l'altare? E oltretutto la lapide non era posta davanti o sopra, ma era da parte, quindi era stata recuperata. Mentre le reliquie di San Giulio sono state identificate in una tomba vicino alla lapide che si vede ancora più o meno dove c'è il coro nel transetto delle monache attuali, dicendo questa è la tomba di San Giulio, lì c'è un po' anche un modo, se vogliamo, carino, no? Con cui si è cercato di identificare questa tomba, no? Proprio il 2 settembre del 1700 il vescovo ha interrogato i canonici e i teologi del tempo per dire bene come avete fatto gli scavi, ha detto queste sono le ossa di San Giulio e questa è diventata. La dottoressa Pierani Baricco, che ha condotto gli scavi archeologici, è un po' dell'idea che evidentemente c'è stata fatta una grande confusione, cioè le ossa che sono state ritenute da San Giulio probabilmente sono di qualcun altro, e mentre quelle che sono rimaste sotto l'altare ritenute di Filacrio in realtà sono quelle di San Giulio. Questa è un'ipotesi, perché poi anche discutendo un po' con le monache dell'Isola mi hanno detto Don, non andare almeno te, non andare in giro a dire che le ossa che ci sono nell'urna non sono di San Giulio. Infatti in effetti c'è anche un'altra ipotesi che io lascio lì sul piatto della bilancia, perché poi non è quello che ci smuove nel dire che allora non è vero niente, perché la veridicità storica non è comunque messa in discussione, è proprio un altro tipo di studio che va a vedere come si è formata la basilica, così come l'abbiamo adesso, e come nello spazio ritenuto essere la tomba di San Giulio sia identificabile il nucleo più antico. Ecco, quindi chi ha fatto un'analisi più di architettura dell'edificio dice quella tomba lì evidentemente sempre è stata ritenuta essere quella di San Giulio, anche perché Bascapè aveva fatto mettere lì quell'epigrafe, quindi vedete che gli archeologi sono arrivati a un dato, ma è comunque rimasto lì abbastanza discusso. Comunque, se vogliamo, anche lì la parte più antica
riscoperta sotto gli scavi è molto simile a quella rinvenuta poi nella nostra chiesa, nella nostra basilica di San Lorenzo. Ecco, perché? Perché lì effettivamente si va a identificare un nucleo originario databile intorno al V secolo, quindi ci siamo lì vicini a quello che anche la tradizione ci ha consegnato. A Gozzano, diciamo tranquilli, anche se c'è il sindaco di Orta, ci sono un po' di ortesi, ma ad ogni buon conto, a Gozzano siamo un po' più fortunati sotto questo profilo, perché il San Giuliano, quello che non doveva essere mai esistito, forse è quello di cui siamo ancora più sicuri, sia dell'esistenza che della veridicità anche delle reliquie, proprio perché gli scavi archeologici a San Lorenzo, che sono ancora visibili, anche lì è un lavoro ancora da completare per quanto riguarda la copertura, che davvero vale la pena tenere sempre in considerazione, perché credo sia uno degli ambienti più importanti e preziosi del nostro territorio. All'isola hanno dovuto coprire tutto, hanno mantenuto, quindi si può vedere l'analisi stratigrafica su quella bacheca luminosa, dove c'è una frase orribile, che è proprio scritto lì, no? Che probabilmente Giulio e Giuliano furono lo sdoppiamento dell'unica persona, lì bisognerebbe cancellarla. Io ho fatto presente più volte questa cosa, ormai non si può più dire questa cosa, migliaia di turisti ogni giorno si recano lì e leggono questa frase, l'uso cattivo della storia, va aggiornata. Mettere sopra un'etichetta o qualcosa. Ecco, perché fondamentalmente lo scavo archeologico ha confermato che lì c'era una sepoltura di un santo, poiché tutte le altre tombe erano disposte, orientate verso questa tomba, che è stata trovata vuota, non perché era risorto, ma perché era stato, secondo la tradizione, traslato verso il castello, perché era la zona fortificata che permetteva una maggior sicurezza di conservazione di queste reliquie. Posto inizialmente sotto l'altare basilicale che c'era allora, che ora ritroviamo nel sarcofago, nella sacrestia dello scrollo, e poi dopo il 1712, con l'ampliamento della basilica, quando è stato fatto lo scrollo, sono state poste le ossa nell'urna. Ecco, quindi questo dato archeologico è quello che ha posto maggior sicurezza davvero della storicità di entrambi i santi. Ecco, questo è quello che sappiamo dal punto di vista storico. Anche qui io non ho fatto degli studi, non ho fatto delle analisi mie, ho semplicemente messo insieme dei dati che, giustamente, come diceva la dottoressa, erano un po' sparsi qua e là, e quindi avevano bisogno un attimino di essere messi insieme. D'altra parte non potevo saltare via questa parte storica, perché è quella più importante per quanto riguarda un interesse nostro, e poi appunto perché il culto abbia un significato anche oggi, almeno su quello dobbiamo stare tranquilli. Ecco, che cosa ci dice la liturgia? E questi sono i dati, se vogliamo, delle pietre, oltre che delle ossa, ecco, no? Della veridicità dei santi. Che cosa ci dice la liturgia su questi due santi? E qui bisogna andare un po' a vedere i testi liturgici, che sono manoscritti, che sono giunti fino a noi. Tra tutti sicuramente la più importante è la cosiddetta leggenda, che io ci tengo sempre a citare con una G sola, perché se diciamo leggenda sembra come dire una favoletta, no? Inventata, a cui si può credere un po' poco. Invece era comunque anche quello un testo liturgico importante da leggere durante anche le liturgie, con uno scopo sicuramente edificante, non solo di trasmissione di dati storici, perché noi oggi abbiamo un modo di guardare la vita dei santi sempre da un punto di vista storico, per dire dimmi la data, cosa è successo, cosa hai fatto, ma è successo davvero. Ecco, l'uomo medievale di questo si preoccupava un po' meno, voleva sapere davvero il senso di quella vita. Ecco perché alcuni elementi che noi si fanno un po' sorridere, magari ci sembrano davvero fantastici, non sono così, ma sono davvero quelli che ci portano più vicini al senso di quello che era quella vita. Ne faccio proprio un esempio banale, che è quello dell'arrivo di San Giulio sul mantello che scaccia i serpenti. A me spiace che talvolta anche queste descrizioni vengano un po' fatte
passare come elementi puramente fantastici. Mi è capitato una volta di essere seduto sull'isola di San Giulio, dove ogni tanto, se riesco, vado anche per qualche giorno di ritiro. Ero seduto lì sul muretto all'imbarcadero e le guide che accompagnavano i ragazzi, giustamente io capisco che la loro preoccupazione è quello di intrattenere i ragazzini, soprattutto i ragazzini piccoli, perché capisco che con gli adulti si cercherà sicuramente di usare un linguaggio diverso, però con i ragazzini si fa passare San Giulio più o meno una favoletta, grosso modo come Babbo Natale, no? Cioè, e dopo questi qua ci ridono anche sopra, ma dietro a questo elemento, che cos'è che giunge a noi? Davvero la verità che portando il cristianesimo Giulio e Giuliano hanno voluto togliere il male che è presente ancora oggi, dove lì non vive la luce del Vangelo, e lo sentiamo anche noi sulla nostra pelle. Ecco che cos'era per l'uomo medievale il serpente, il drago e quant'altro, era quella roba lì, e quindi di conseguenza è importante anche in questa leggenda intravedere ciò che voleva essere per chi lo leggeva a quel tempo. Anche qui la leggenda è sempre stata un po' messa da parte, ritenuta tardiva, perché anche lì troviamo sicuramente quello che consideriamo un terminus postquem, che è il 1066, perché è l'uccisione di Arialdo, questo che noi riconosciamo anche santo, ma legato alla pataria milanese, che è stato ucciso in quell'isoletta, non si sa perché, però da questa vita sarebbe un po' quell'isoletta vicino ad Angera, dove appunto i nostri due santi erano arrivati lì, volevano lì costruire una chiesa, ma Giulio interviene dicendo no, qui succederà un fattaccio, anche citando delle bestie, no? Perché? Perché ovviamente chi lo rileggeva a quell'epoca riconduceva immediatamente a una profezia, Giulio avrebbe detto che gli sarebbe successo un fattaccio, che era appunto l'uccisione di questo. Quindi sicuramente il testo che è giunto a noi in diverse recensioni, tra cui la cronaca aronese che ho messo in appendice, è l'ultima edizione di quel testo. Ma Frigerio e Pisoni, che hanno fatto quello, è stato proprio un lavoro molto bello, molto bello, hanno fatto uno studio filologico, cioè guardando questa vita hanno individuato diversi strati, diverse rielaborazioni, perché a un certo punto l'autore dice ut legimus, cioè come leggiamo, quindi di conseguenza quando hanno scritto quel testo avevano una fonte precedente. E poi si va a identificare anche alcuni nomi di luoghi, oppure anche, come era stato esemplificato prima, proprio la figura di Audenzio, oppure anche le sacre littere come elementi, queste sacre littere era proprio quello che era figurato nel quadro davanti a Teodosio, cioè la consegna di un mandato addirittura imperiale per poter svolgere la missione, come dei nuclei originari, addirittura che vengono messi come un sostrato arcaico del VI-VII secolo. Quindi vuol dire che la leggenda, sì, aggiunge a noi, sarà dell'XI-XII secolo, ma dentro contiene degli elementi originali molto molto più antichi. E quindi è sicuramente questo è un dato molto importante. Un elemento, ecco, ho già detto un po' di cose, ci sono alcuni elementi che ci fanno pensare. Il primo è che questi due santi ci vengono annunciati come evangelizzatori, come proprio legati a una identificazione con Cristo Buon Pastore, come coloro che vogliono guarire le malattie, quindi sono anche visti come taumaturgi, ma sostanzialmente vediamo che non c'è nessun legame con i vescovi, non c'è una descrizione di un incontro con il vescovo di Novara, che di per sé diremmo dovrebbe esserci più o meno Gaudenzio. Allora qui ci sono due ipotesi: o non è vero Gaudenzio, ma questo creerebbe qualche grosso problema, e qualche storico invece dice che assolutamente non è così, oppure è davvero è stato cancellato qualsiasi riferimento. Io questa è la mia ipotesi, l'ho messo nella mia tesi, a un certo punto ho detto evidentemente siccome era legato alla pataria anche questo testo, e che prima di diventare alla fine anche quello un movimento considerato eretico, inizialmente voleva la purificazione dei costumi, e siccome il vescovo di Novara aveva messo in piedi il sinodo di Fontana, il
Concilio di Fontaneto, proprio contro la Pateria, evidentemente con Novara non si voleva avere a che fare, quindi hanno purificato da questo elemento, no? La nostra leggenda. E poi un altro elemento bello è la provenienza orientale. Noi sappiamo che vengono dalla Grecia, poi li vediamo passare alle acque salde a Roma, dove il monastero delle Tre Fontane, sorgeva allora un importante monastero frequentato dagli orientali. Filacrio stesso, abbiamo detto che era un vescovo orientale di origine bizantine, e poi anche sull'isola troviamo San Demetrio di Tessalonica che, con le reliquie lì presenti sull'isola, ci dicono questo forte legame in quei secoli con l'Oriente, quindi non è solo, solo per noi. Ecco, il dato liturgico parte da qui e poi si sviluppa nei sacramentali, negli antifonali, che ho un po' esaminato, ovviamente non tutti, infatti appunto è quello che ne ho aggiunto un altro prima di pubblicarmi, ce ne sono sicuramente altri, mi sono limitati ad un po' una raccolta che mi è sembrata abbastanza significativa, sia quelli dell'isola, quelli di Bozzano che sono conservati dall'archivio storico diocesano perché sono stati portati tutti là, l'archivio della biblioteca capitolare, poi ho guardato qualcosa a Vercelli, anche quelli sono testi molto molto antichi, sono andato a vedere direttamente là, e poi abbiamo qualcosa anche nell'area milanese, perché il sacramentale ho già pubblicato, il cosiddetto Bergomense, anche quello datato tra il IX e XI secolo, contiene una messa propria di San Giulio, e anche ad Aosta. Ad Aosta quei testi sono stati pubblicati parzialmente, è bello perché è testimoniato il culto sia di San Giulio che di San Giulio e Giuliano insieme. Ecco, questo è molto bello, lo scambio con la diocesi di Aosta forse è dovuto anche un po' alla presenza a Novara del corpo di San Bernardo, quindi di conseguenza c'è un po' questo legame. Io mi sono fermato a questi dati. Qual è il culto allora che viene fuori dalla liturgia soprattutto antica? Beh, qualcosa ha già scritto Grégoire che parlava del viaggio, quindi l'immagine di questi due che hanno compiuto un grande viaggio, un viaggio spirituale innanzitutto, non so, e poi ovviamente questa leggenda ci parla di un'utilità, probabilmente questa leggenda era rivolta alla formazione sacerdotale. La gente semplice forse si accontentava dei racconti, soprattutto iconografici, no? Infatti all'isola sono molte le immagini pittoriche, anche le sculture, quelle fornelle che sono conservate nella sacrestia, che ci raccontano i miracoli dei nostri due santi, e la gente forse interessava più quello, erano presentati soprattutto dal punto di vista di essere dei difensori, no? Anche dalle malattie, dal male, e quindi la gente semplice interessava quello, il pellegrinaggio all'isola sulla tomba, che è anche descritta bene alla fine della leggenda, alle reliquie anche, non solo ai corpi, ma anche a quello che sono gli oggetti che hanno lasciato, in fondo ci ricordano che la gente cercava quello, un contatto diretto con i santi per essere protetti, difesi. San Giulio, Giuliano li ricordiamo anche come patroni soprattutto dei muratori, ecco, legati anche a un'attività edile ben precisa, proprio perché è costruttore di chiese. Ma i testi liturgici fanno tanto leva sulla missionarietà, proprio anche sulla formazione della vita sacerdotale. Perché? Perché noi sappiamo che comunque già subito il nostro territorio era anche territorio di seminari, quindi in fin dei conti la formazione del clero, il capitolo dell'isola e quant'altro erano elementi fondamentali, importanti da rinvigorire, consolidare proprio attraverso un culto di un santo che lì si trovava. Ovviamente i testi liturgici sono interessantissimi, quelli prima del Concilio di Trento sono tutti strutturati sulla leggenda medievale. Bellissimo anche un prefazio che si trova in un messale dell'isola, dove nel Liber Magnus, anzi, il prefazio di San Giulio descrive proprio il suo arrivo, no? Il suo navigare sulle acque, paragonato a Pietro che finché ha fede riesce a galleggiare anche lui, no? E fa leva su questo aspetto, no? Quello della fede in Cristo, come attraversamento proprio dell'acqua, del lago.
Purtroppo dopo il Concilio di Trento, uso il termine purtroppo, che cosa è successo? Bisognava purificare il culto e renderlo un pochino più solido, quindi tutti questi testi antichi che facevano riferimento alla leggenda sono stati tralasciati, dando più spazio all'uso di un linguaggio molto più generale, generico, che è il comune dei santi, che è una parte del messale che si adatta a qualsiasi santo. C'è scritto N, per la celebrazione ci infili dentro il nome che vuoi, e grosso modo questo è quello che poi è giunto a noi, tranne più o meno qualche orazione, qualche colletta così, che tutto sommato faceva un po' riferimento alla missionarietà, all'annuncio del Vangelo e quant'altro nella nostra terra, ma sostanzialmente è stato impoverito tutto. Fortunatamente all'isola questi testi antichi sono stati nascosti dietro a un doppio fondo e un cassetto della sacrestia, ritrovati dalle monache, quindi sono giunti anche fino a noi, così comunque come altri testi. Che cosa ci dice il culto antico in Oriente? Questa è la novità che un po' abbiamo trovato per questa tesi, non l'ho trovata io direttamente, mi era stata suggerita da padre Adalberto Piovano, che è un monaco benedettino del monastero di Dumenza sul Lago Maggiore e che frequenta spesso l'isola di San Giulio, ci siamo trovati lì, poi è stato anche mio docente di liturgia orientale a Padova e mi ha detto: ma tu che sei qui della zona, guarda che questi due santi sono ricordati anche in Oriente. Ho detto: certo, in Grecia c'è andato il nostro Don Giuliano, no? Ruga Senior, visto che Junior è presente, ma poi è andato anche lui. È stato lui che ha un po' commentato dal 1961 in Grecia il culto lì. L'ha portato il nostro Don Giuliano, ha portato il culto di San Giuliano in Grecia, dove là non erano assolutamente conosciuti. Mentre in Russia sì, ecco perché questo è tutto dovuto a un documento, un libro, Vita di Santi, più volumi tra l'altro, composti da San Demetrio di Rostov tra il 1684 e il 1704, dove prendendo un po' qui e là vite di santi anche nostri, occidentali probabilmente, appoggiandosi al baronio e ai bollandisti, da lì ha estrapolato la vita che è molto simile a quella che è giunta anche a noi, però con delle particolarità, perché ovviamente c'è un adattamento da fare, deve essere adattata a un'area geografica un po' diversa. Ad esempio l'incontro con l'imperatore non avviene certo a Roma, ma a Carigrad, che è la città dell'imperatore, Costantinopoli. La benedizione è del patriarca, quindi se vogliamo anche qui il titolo lo assume a Calcedonia nel 451, il titolo di patriarca Costantinopoli, ma di fatto non potevano dire che ne vengono inviati solo dall'imperatore e non dal patriarca, allora ha messo dentro anche questo. Nessun dato su Roma, no, visto che bisogna tenerne un po' le distanze evidentemente, ma l'arrivo è nella Mediolanskaya eparchia, no? Proprio la, se vogliamo, la diocesi di Milano, no? Ecco, viene un po' visto così. Ecco, questo è un po' quello che noi sappiamo grazie anche a questo testo. Sappiate che anche oggi, l'anno scorso, no, c'era anche qualche gozzanese quando siamo andati a San Pietroburgo, io ero là con in mano il calendario liturgico, non ci capivo niente, ma sono andato a vedere il 21 giugno, perché sapevo che quella era la data di riferimento, io cirillico non lo so, ma vedevo quelle letterine Giulio e Giuliano, somigliavano, ho chiesto alla guida, è vero che qua c'è scritto Giulio e Giuliano, Giulio prete e Giuliano diacono, e la guida fa sì sì, c'è proprio scritto così, boh, grazie, l'ho comperato, non mi serve a niente se non per testimoniare che ancora oggi nel Patriarcato di Mosca il 21 giugno sul calendario liturgico è segnato il culto, infatti dovremmo farlo avere, io ho cercato di mandare la mia tesi, non sono ancora riuscito, lo faremo avere il Patriarcato di Mosca, così hanno anche loro una documentazione un po' più approfondita del culto di quei due santi. Ecco, questo è un po' quello che sappiamo del passato. E oggi che cosa ne facciamo noi di questi santi Giulio e Giuliano? Il Concilio Vaticano II ha rimarcato una cosa fondamentale per la liturgia, cioè al centro della liturgia c'è solo il mistero pasquale. Il mistero pasquale è il riferimento principale anche per cogliere il culto dei santi, perché nei santi la Chiesa celebra il mistero di Cristo che essi con la loro vita hanno realizzato. Ad essere celebrato è solo l'unico mistero di Cristo, visto nei suoi frutti, è realizzato nelle sue membra, che configurate a Cristo
mostrano al mondo il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Ecco, di fatto, oggi i testi liturgici attuali, quelli presenti sia nel Messale che nel proprio della liturgia delle ore della diocesi di Novara, risentono di questa impostazione. Io penso che sempre di più dovremmo sapere sganciarci da quello che è il rimanere un po' puritani rispetto a quello che è invece l'accogliere un dato antico, quello della leggenda, e dire facciamo risentire nella liturgia di oggi quello che era il culto antico precedente a Trento, sapendo che non sono storie fantastiche, ridandogli la dignità simbolica di alcuni elementi, proprio per riappropriarci di quelle caratteristiche lì. Perché Giulio e Giuliano ancora oggi per noi possono dire delle cose importanti. Pensate a questa storia dell'unità pastorale missionaria, 13, noi siamo alla 24, sulla è l'ultima. Ecco, esatto. Qui ecco che si vuole chiamare Giulio e Giuliano, ma in fin dei conti la storia di questi due santi ci parlano di una fondazione di una chiesa, di una comunità, addirittura legata alla figura di Audenzio, lì è spiegato abbastanza bene, dove appunto si ipotizza che erano legate più a una struttura imperiale, quasi un'evangelizzazione militarizzata, non così rose e fiori, perché era un territorio probabilmente più da conquistare, no? Al Vangelo che semplicemente così all'acqua di rosa. E questa idea ci fa vedere anche un po' la ministerialità, no? Diacono, prete, e quanto nell'unità pastorale questi carismi devono essere riscoperti, in una dimensione che supera anche quella parrocchiale, perché le pievi, pensate soprattutto a leggere queste pagine che risentono di quello che era l'impostazione, la struttura della vita della Chiesa all'epoca, che era un pochino diverso. Ecco, allora, e quindi anche il legame con l'Oriente ci riporta un po' a un ecumenismo che è fatto davvero di una solida radice. Ci siamo un po' differenziati dopo, per ragioni storiche, ma la base di fede iniziale era davvero comune, quindi anche quelle che è un po' la differenza di appartenenza alla Chiesa, a differenti chiese, ritrovano lì, nel Giulio Giuliano, un'origine solida e importante. Allora mi sembra anche che la tematica del viaggio, così come può essere una descrizione iconografica del pulpito dell'isola, sia proprio l'uomo di oggi, che vive in mezzo ormai a una società pagana, perché la nostra non la possiamo più definire una società perfettamente cristiana, e che quindi è chiamato, proprio perché vuole vivere del Vangelo, a lottare tra le luci e le ombre, tra il bene e il male, illuminato da quella luce, che è quella del Vangelo, che Giulio e Giuliano hanno portato anche a noi. Ecco perché studiare queste carte antiche, qualche volta me lo chiedo anche adesso, chi me l'ha fatto fare un dottorato sul Messale dell'undicesimo secolo, no? Qualcuno diceva non potevi fare qualche cosa di più attuale, ma invece aprire questi testi, vedere come pregavano gli uomini di allora, ci fa capire che noi non siamo tanto diversi. Forse le esigenze che avevano loro sono molto più simili alle nostre di quello che possiamo pensare. È una fede bella che vede anche proprio nella simbologia, che la liturgia è tutta fatta di quelle cose lì, può trovare una solida radice. E quindi guardiamo al passato e vedere come appunto il Vangelo vissuto da quella gente, grazie anche a Giulio e Giuliano, possa essere vissuto anche da noi oggi. Basta. Grazie ancora a Don Marco per avere, come dice la didache, scelto non tra le due vie, non quella semplice, quella ardua, perché sappiamo che porta sicuramente più in alto. Volevo porre la stessa domanda che posi quella sera in sala consigliare, non perché è un paridismo, Santi Giulio e Giuliano, però nel calendario liturgico della regione conciliare piemontese, diocesi di Novara, 7 gennaio, San Giuliano non è memoria, è memoria facoltativa, invece il 31 gennaio è obbligatoria. Ci sono le monache. Come mai? Adesso non per... le monache... Don Piero ricorderà, allora lui era lettore del seminario, quando un
in una mattina scellerata del 7 gennaio, il chierico di turno che faceva l'eddomadario, leggendo, era tradizione leggere anche nel breviario, così anche nel proprio diocesano c'è una breve vita del santo, e quello sciaguratamente lesse anche: oggi San Giuliano, memoria facoltativa. Io avevo la scarpa pronta, ero saltato su sul banco, e davvero non leggerla. No, allora, anche lì, ricordo l'altra volta che ha risposto Don Lorenzo, perché si era occupato lui del calendario liturgico sia nella sua tesi che anche nell'attuale calendario regionale. E beh, il problema era un po' dovuto al fatto che non si era troppo sicuri, per cui San Giuliano andava messo un po' in secondo ordine. Io nella tesi alla fine ipotizzo proprio questa possibilità, che avrebbe anche un po' più senso, cioè farla diventare memoria, ma secondo me potrebbe essere anche festa, pensando che il Bascapè aveva tolto un sacco di memorie di santi novaresi, aveva tenuto quelli principali, Gaudenzio, Agabbio, Lorenzo, Giulio e Giuliano, sostanzialmente erano questi, aveva tolto persino la Beata Farmacia, che non l'abbiano i valsesani, ecco, aveva un po' messo da parte alcune cose come memoria obbligatoria per la diocesi. E quindi si potrebbe ipotizzare che per la diocesi si tenga un'unica data, magari il 31 gennaio, per entrambi, Giulio e Giuliano, un'unica festa, così come sono ricordati ad esempio ad Aosta o in qualche altra parte, proprio perché vanno visti insieme, la loro esperienza, cioè la vita di uno non dice niente senza l'altro, noi quello che sappiamo, non ci sono proprio delle specifiche, non è che uno è più forte dell'altro, no, hanno fatto le cose insieme, no? E quindi andrebbero ricordati insieme, poi distinto il culto preciso, 7 gennaio Cozzano, 31 all'isola, si può mantenere così, ecco. Però è bello questa ipotesi, non lo so, adesso magari con la pubblicazione questa cosa viene un po' più diffusa, visto che magari è rimasta dimenticata in qualche stanza dell'archivio diocesano di Novara e non è stato visto da chi di dovere, ma adesso l'ha letta la tesi, prima di tutti, ancora prima della discussione l'aveva letta. Nell'omelia, il primo anno che era qui, perché sapendo che doveva venire a parlare Cozzano, ho detto: guardi, prima che vada e non sa neanche visto che veniva da Milano, sapendo che dopo che studi ci sono ne abbiamo parlato e riso e scherzato volentieri, insomma l'ha letta tutta subito nelle vacanze di Natale, quindi quando è venuto per San Giuliano era preparato. Allora ti diamo ufficialmente mandato per questa cosa, no, di unificazione, seppur le celebrazioni, poi fa sempre piacere sia a Lozano che anche all'Isola d'Orta la presenza dei sindaci della Riviera, anche l'occasione della vita civile e sociale. Comunione. Ecco, c'è qualche intervento, qualche... Tutto... Ecco il prevosto di Bordolini. Io avevo cominciato a studiare teologia nel 71, era appena uscita la Rossetti con quella roba lì. Quindi il buon Perotti ci ha messo per idea fissa. Quando apprendi delle idee nella prima giovinezza ti restano come chiocci, non sbagli. Sì, è un po' come quel si è sempre fatto così, si è sempre creduto così, quindi si può sempre aggiornare. Fai attento che se mettete insieme le feste, poi si cade ancora nello stesso difetto. Volevo fare una domanda: come i paesi vicini possono usufruire di questa ricchezza dei santi Giulio e Giuliano? Generalmente diciamo Giulio Orta, Isola, e Giuliano Cozzano. Ecco, come le parrocchie vicine, perché certamente il loro contributo è stato, e loro hanno dato la vita per tutti i paesi vicini, come possono arricchirsi? Pensando che sono state costruite tante chiese, 100 chiese l'hanno dato. Sì, bello pensare innanzitutto che un po' tutti i nostri paesi hanno qualche ricordo di questi santi, perché anche qui c'è la Gemma della Montata di Piode, c'è San Giulio anche lì, poi c'è San Giulio a Campertonio. Però ma in paesi, Magugnaga, anche lì viene ripunto, Carvegna, nella diocesi, un po' in tutta la diocesi ci sono delle testimonianze, ma certamente i paesi della Riviera hanno un po' questo
sicuramente privilegio, ecco, di davvero essere illuminati ancora oggi di questo. Ma io quello penso, come si può valorizzare, come si può, recuperando quello che si faceva una volta, che erano i pellegrinaggi. Quindi davvero io penso che è stato ricordato da Don Enzo il fatto che ci siano i sindaci, ma il fatto che ci siano, io quando riesco ad andare a San Giulio vedo che ci sono i gozzanesi, vedo che c'è la gente del lago, speriamo che questa cosa non venga mai perduta. Quindi la gente dei paesi, non è per dire amale il patrono da Gozzano, dall'isola, no, sono i nostri, di tutti, perché pensiamo che è vero, poi ogni paese vicino al suo patrono e lo ricorda, ma questi sono quelli che hanno evangelizzato il nostro territorio, quindi sono un po' patroni di tutto il nostro territorio del lago. Quindi l'andare a fare del pellegrinaggio vuol dire andare lì dove le pietre parlano ancora oggi di quello che è stato e di quello che è. Ma difatti, dopo la festa di San Giulio, da domenica dopo, Porta per Prima, ma poi tutte le altre parrocchie fanno il pellegrinaggio all'isola, e viene gente anche da Macugnaga facendo il pellegrinaggio, per cui durante tutto l'arco dell'anno c'è questo visitare San Giulio all'isola. Quindi diciamo che certo è stata valorizzata anche dalla presenza delle le suore, sicuramente hanno arricchito ancora di più il tutto. La lettura del breviario della liturgia propria, della liturgia delle ore proprio diocesano, che è riportata anche lì, quella in italiano, è proprio un'esortazione del Bascapè, che diceva vengono dalla Germania, vengono da lontano, e noi non dobbiamo, esatto, in ginocchio, e quindi vengono pregando, quindi va un po' recuperata, potete leggere. Un altro strumento che ha valorizzato la nostra Basilica di San Giuliano è quell'opuscoletto dell'edizione Velar che il coadiutore precedente Don Stefano, ha scritto Don Fabrizio Cammelli, sulla Basilica di San Giuliano e la Chiesa Antica di San Lorenzo, e alcuni sono venuti e vengono che grazie attraverso questa pubblicazione indubbiamente stimolerà diverse persone ad avvicinarsi ai santi. Mi è piaciuto molto la tua conclusione attualizzando le due figure di santi, ecco, circa la ministerialità, una chiesa, anche il sinodo insiste molto, no? Il presbitero e il diacono, no? Il sacerdote Giulio, il diacono Giuliano, quindi è la figura anche di Audenzio. Di Audenzio, esatto, perché quello è un laico, è un laico, sì. Forse una cosa che potrebbe essere utile, proprio ricollegandomi a quello che diceva il sindaco dottor Angeli, il sindaco di Orta, è comprendere bene la rete di questi pellegrinaggi, ed è molto semplice perché sono contenuti all'interno del Liber Magnus. È un lavoro che l'associazione Cusus cercherà di fare, impegnativo moltissimo. Stiamo tentando di fotografare completamente questo manoscritto, che è fondamentale per la storia della Riviera, perché ripercorre gli eventi del Seicento soprattutto, ma contenendo all'interno, come diceva Don Marco, anche dei dati precedenti, e tra le cose precedenti abbiamo un elenco del 1451 di tutti i paesi che venivano in pellegrinaggio, tra l'altro alcuni della Valsesia che avevano avuto mutato il voto perché erano troppo lontani, e con i giorni stabiliti, non era possibile andare all'isola quando così c'era capriccio ad andare, e poi c'era tutto un rituale, tutta una serie di accoglienza, tanto che per esempio i fedeli di Ameno a un certo punto, no, mi dirà il vicepresidente, a un certo punto si rifiutarono di andare all'isola perché ritennero di non essere stati accolti con i dovuti onori. E poi c'è tutto il legame col mondo oltremontano, con la, questa si può dire, la leggenda, chiamiamola, di questo prete, vescovo di Sion, Elia, che già Bascapè dice che non fu mai vescovo di Sion, ma che è il successore di Giulio, ed è il raccordo con il mondo della diocesi di Sion Sitten, tanto che i vescovi di Sion Sitten venivano a farsi benedire all'isola. Quindi anche per esempio la Madonna che noi abbiamo nella chiesa di San Nicolao a Sacromonte, che è una Madonna vallesana, una Vesperbild del XIII secolo, sono tutti segni di un continuo ricorrere di passaggi culturali ma devozionali e di pellegrinaggi. Quindi il pellegrinaggio è la chiave per ripercorrere, il pellegrinaggio è la lettura giusta di
appunto di questi santi, delle vite di questi santi, che contengono anche i due grandi elementi che sono alla base della santità, come dice Grégoire, no? Che sono, il morto eccellente, il santo che appartiene alla storia, alla metastoria, ma anche il santo che è modello, ed è la parte che viene presa soprattutto dai sacerdoti, modello di vita, e il santo che è taumaturgo. Le due cose separatamente non funzionano. Sono domande, lasciamo sedimentare le cose. Ecco la foto. No, perché quando è stata scelta la foto dietro, no, insomma, ho detto, guardo su Facebook, ci sono un po' di foto del profilo, io non ho mandato, perché ho mandato una da carta d'identità, no, troppo seria, no? Esatto. E poi ne ho mandato una sulla Capanna Margherita, mi ha detto non c'entra molto Santi Giuliano, come ha visto l'isola la dottoressa, ha detto ah, questa qui va bene, però io ho detto ma no, lì così sembra una cosa, ma lascio, però è chiave ecumenica, sì. No, poi c'è anche l'autore di questa foto, questa sera quanto ti ho scritto non me lo ricordi, però la poesia ce l'hai, no, sì, no. Poi Don Marco è un alpinista, anche nello scalare senza protezione la nostra basilica, per sistemare per stare in alto, quindi questa è una foto sulla barca che usava il tornatore per il suo film. Ah, ecco, quindi è una santa barca. Sì, no, perché poi abbiamo saputo che questa barca è finita in un film, quindi è diventata un po', era una cosa simpatica. Comunque la scelta non è mia, la foto. Marco? Sì. Ecco. Scelta una cosa. Cosa mi ascolta? Ma dobbiamo sapere una cosa. Ecco, avvicinati al microfono. La separazione del culto, quando è che avviene esattamente? La separazione tra Giulio e Giuliano, ma da subito, perché di fatto è questo, da subito perché due culti differenti in quanto due sepolture differenti. Quello che veniva contestato inizialmente, appunto, il fatto che Giuliano non poteva mostrare un culto proprio suo, è un po' smentito perché in un antifonale citato lì ho trovato un'orazione propria per il 7 di gennaio, perché comunque questi testi che sono un po' successivi anche a quello che è stato un po' il ritrovamento anche delle reliquie, così, quindi successiva traslazione, tendevano a celebrare il 24 di ottobre a Bolzano. Quindi il fatto che il culto si è sviluppato autonomamente, distinto da subito, presumo. Il fatto è che non è documentato in modo preciso, se non appunto in questi testi specifici, alcuni riferiti a Gozzano, altri riferiti all'isola, e quindi è proprio più che altro in quello di Gozzano, nei testi liturgici di Gozzano, che adesso sono a Novara, ritroviamo un culto distinto per San Giuliano. Quando erano celebrati insieme, più che altro non tanto a Novara quanto in qualche altra diocesi, questo che dico oggi. Forse noi così serenamente possiamo dire, piuttosto di dare memoria facoltativa, ne facciamo uno unico per tutte e due, ma penso, ecco, comunque è da subito comunque separato. Mi ha fatto una domanda, dei due culti, uno che precluderanno dell'altro? Ma quello di... è più documentato quello di San Giulio, per la ragione dell'importanza, presumo, dell'isola col Castrum fin da subito. Questa è la mia ipotesi, sì, poi la dottoressa risponde anche lei. Esatto, esatto, per cui è quello che mostra già subito, e poi probabilmente è perché là si sono conservati davvero i testi liturgici anteriori al Concilio di Trento, i nostri, non tutto, e quindi magari proviamo, bisogna montare ancora un po', ma la sacrestia credo sia stata tutta smantellata, smontata, revisionata nel periodo dei restauri, credo che non so se è salta fuori ancora qualcosa. Grazie di cuore a Don Marco, alla professoressa Fiorella, facciamo loro un bel applauso di ringraziamento davvero. E prima ci ho letto
mi ha suggerito prima di sciogliere questa bella numerosa assemblea. Abbiamo con il mercoledì delle ceneri iniziato la Quaresima, con le messe di domani pomeriggio prefestive, che sono già festive, celebreremo la prima domenica di Quaresima. Allora, alzandoci in piedi, possiamo recitare il Padre Nostro, ricevendo la benedizione del Signore per l'intercessione dei Santi Giulio e Giuliano. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santi Giulio e Giuliano, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci conceda notte serena, un riposo non tranquillo, ma tranquillissimo. Grazie a tout le monde, a tutti quanti, alla prochaine fois, la prossima volta. Presto, presto. Grazie a tutti.